Via. Allora, ciao Armando. Quindi Ciao oggi ci Paolo. vediamo e appunto perché le notizie incalzano, no? Le notizie di ieri che è uscito Aurora è apparso un titolo direi emblematico. Questo titolo porta la data del 19 gennaio e dice: Cina, due punti, lo sviluppo della Repubblica Popolare è una dichiarazione di guerra agli Stati Uniti. In sostanza, in questo articolo si elenca una serie di successi in campo economico degli cinesi. Si parla che i cinesi sono quelli che turisticamente spendono di più oggi nel mondo, ci sono nuovi ricchi che avanzano. E, diciamo, il governo popolare cinese si sta adoperando per migliorare le condizioni economiche della numerosissima popolazione e in più stanno provvedendo a tamponare o quantomeno eliminare tutto quel massiccio inquinamento che è stato prodotto per lo sviluppo dell'economia cinese. E infine, una cosa che gli americani sapevano già, che temono, che pare che stia avanzando a grandi passi, può succedere che nei prossimi anni lo yuan cinese potrebbe soppiantare a livello internazionale il dollaro, che diciamo c'era tondo, il dollaro è ormai una moneta che rappresenta un'economia fallita, praticamente una mera carta straccia, perché se ci fosse un'economia seria il dollaro e l'euro sarebbero chiusi da adesso, non domani mattina, da adesso che parliamo, se non da ieri. E quindi ci sono, diciamo così, all'orizzonte, insomma, si profilano delle minacce abbastanza concrete, perché gli Stati Uniti adesso, la Cina pure e la Russia pure, ma specialmente la Cina e la Russia, stanno facendo ricorso a una campagna massiccia di armamenti e praticamente ormai si può anche dire che da un certo punto di vista il gap tecnologico fra Cina, Stati Uniti e Russia e siamo lì, cioè magari uno ha qualcosa in più dell'altro o in meno, ma tecnicamente diciamo le tre forze armate, queste tre grandissime potenze sono lì, se la giocano, cioè vuol dire. E non è più, diciamo, per gli americani che fino adesso hanno combattuto una guerra sempre contro un nemico con l'aiuto di tante nazioni intorno, basta vedere con l'Iraq di Saddam Hussein, hanno mobilitato mezzo mondo, hanno fatto pagare a noi alla pompa di benzina le spese di quella guerra che tuttora paghiamo, ed occupazione pure. E basta vedere la seconda guerra mondiale, sono riusciti a coalizzare tutto il mondo contro le tre forze, diciamo, dell'asse. E adesso però non possono più fare quel gioco di una volta, perché coalizzare delle forze armate contro la Russia, contro la Cina, così come si è fatto 70 anni fa, oggi è una cosa assolutamente impossibile per una serie di ragioni. Prima di tutto, diciamo, a livello Grandi internazionale, geografiche. sì, ma a livello internazionale l'opinione pubblica sempre meno, ma soprattutto negli Stati Uniti, come risultato dei sondaggi, non crede più alla classe dirigente dei paesi occidentali, viste le enormi bugie che hanno detto e soprattutto lo sputtanamento che hanno avuto in Siria, dove Putin ha smascherato la menzogna dell'Occidente. Cioè, con le buone e cattive maniere l'ha fatto. Cioè, quindi anche a livello mondiale questo fatto ha avuto un impatto negativo sull'immagine dei paesi occidentali, in modo particolare gli Stati Uniti, Francia, Inghilterra e pure Israele. E tutti quelli che li seguono, cioè nel senso che hanno detto le cose che sono smentite da fatti, addirittura anche da membri delle Nazioni Unite, tipo come le armi chimiche, che volevano dare la colpa ad Assad per fare la guerra, poi invece alla fine hanno dovuto ammettere che queste armi chimiche Assad in Siria non le ha usate, ma hanno usate bensì i terroristi pagati dal loro signore, cioè dagli Stati Uniti, l'Arabia Saudita in particolare. La quale l'Arabia Saudita, non dimentichiamoci, sta correndo il grosso rischio che potrà subire un attacco devastante da parte della Russia, cioè con i fatti che sono successi in Russia, le minacce fatte da Putin sono state minacce molto forti, anche se non pubblicizzate a livello mediatico in Occidente, ma è noto perché una fonte informativa iraniana in lingua francese ha confermato senza ombra di smentita che circa pochi giorni dopo i fatti dell'attentato terroristico in Russia, un emissario personale di Putin è andato dal re Abdallah dell'Arabia Saudita e lo ha minacciato apertamente. La cronaca parla che il colloquio è durato un quarto d'ora,
il diplomatico russo, che è mandato, ripeto, personalmente da Putin, ha minacciato in senza tante balle la corte e il re saudita, che se la prossima volta in Russia dovesse accadere qualcosa di, diciamo, di brutto, come è accaduto pochi giorni fa, la Russia ha minacciato di attaccare l'Arabia Saudita. E i sauditi, ovviamente, insomma, adesso ci pensano bene, anche se la Russia ha risposto agli attacchi terroristici, perché nel Dagestan ha ucciso qualche decina di terroristi ultimamente, ci sono le forze speciali russe che sono subito messe in moto e stanno stanando ad uno questi terroristi che hanno compiuto gli attentati che abbiamo visto i giorni scorsi. Quindi, vuol dire, la partita è a un punto di attenzione abbastanza alto, anche se non lo si fa notare, ma è chiaro che c'è uno scontro ormai aperto, Cina-Stati Uniti e Russia-Cina-Stati Uniti, o meglio, la Russia con la Cina contro gli Stati Uniti. E infatti non dimentichiamo che anche la Cina ha mandato una sua nave davanti alle coste siriane, nel caso da supporto a quella russa, nel caso che gli americani avessero attaccato. Questo deterrente, come abbiamo visto, è servito a frenare gli americani e quindi tutte le potenze occidentali, Francia e Inghilterra in modo particolare, tra cui l'Inghilterra è stata addirittura fermata da un voto del governo inglese che ha, nella sua maggioranza, ha espresso parere negativo a un attacco contro la Siria, anche perché i memori della faccia che hanno perso con l'Iraq, grazie a quel figlio di puttana Tony Blair. Quindi puoi immaginare, insomma, gli inglesi non si potevano permettere un'altra smerdata di quel tipo, e quindi hanno bloccato tutto, hanno lasciato quel cretino di Hollande così a fare il buffone, ma anche lui poi ha dovuto mettere la cosa fra le gambe e tornarsi indietro, perché gli americani chiaramente non se la sentono di sfidare la Russia, perché Putin fa questo gioco, Putin non vuole attaccare nessuno, Putin sta seguendo una politica prettamente nazionale per gli interessi russi, ma nel contempo anche di riconciliazione e di un'apertura verso i paesi satelliti dell'Unione Sovietica. L'ultima è l'Ungheria, che ha firmato un accordo con la Russia dove ha raggiunto una indipendenza energetica, cioè l'Ungheria ormai di fatto non è più nella comunità europea, perché rifiuta il sistema che ha imposto questo euro, ha mandato via la rappresentanza della Banca Centrale Europea, ha mandato via la rappresentanza del Fondo Internazionale Banca Mondiale. E con queste misure il governo Orban ha ridotto di brutto le tasse e le imposte e ha migliorato, diciamo, abbastanza, non dico molto, ma comunque abbastanza sensibilmente la vita dei cittadini ungheresi, tra cui è aumentato anche le pensioni. Non dimentichiamo che l'IVA in Ungheria era al 27%, adesso al 27% è scesa, mi sembra, al 5-6%, quindi una cosa notevole, quindi un successo chiaramente economico notevole ottenuto dal governo Orbán. Questo lo dicono tante veste fonti, ma guarda caso, però i media in genere queste cose le tacciono, non le dicono, e qui ci deve far pensare molto, perché, cioè, nel senso che viviamo veramente in un sistema assolutamente truffaldino, ecco. Quindi, manipolato. Quindi, ecco, tu in proposito che notizie hai, Armando? No, tu hai elencato molte, più che novità, io direi conferme, Ubaldo. Sì, beh, no, nel senso. Io mi attengo ai fatti, cioè non posso. Il declino del dollaro come moneta di riferimento mondiale è un qualcosa che si sta sempre più manifestando e ancora di più sta avvenendo ciò grazie agli accordi bilaterali che stanno facendo molti stati, specialmente nell'area asiatica. Sì. Ma come hai citato, e cioè non utilizzare più il dollaro come moneta di riferimento negli scambi internazionali, ma bensì utilizzare le proprie valute direttamente. Oppure il baratto. A forma vera e propria di baratto. Sì, perché la Russia e l'Iran attualmente si scambiano le merci barattandosi. La Russia prende dall'Iran quello che gli serve e l'Iran importa quello che gli serve, cioè senza usare moneta. Cioè, si quantificano le merci, si fissa, diciamo, un valore e quindi a pari valore si scambiano le merci. E questo chiaramente è un duro colpo al sistema di Wall Street, al sistema di Londra. Esatto.
Per quanto riguarda anche questo fenomeno, purtroppo, della corsa agli armamenti, è un qualcosa che sta avvenendo nel mondo, è indubbio. Se si guardano i bilanci degli ultimi anni, si nota in maniera incontrovertibile questo aumento esponenziale delle spese militari, anche se infatti tutto il mondo occidentale sappiamo bene come sia in una fase recessiva non indifferente. E la Cina, anche se il livello molto più basso in confronto agli Stati Uniti, perché all'incirca la Cina ha delle spese militari che ammontano all'incirca a un quarto, se non sbaglio, di quelle a cui ammontano gli Stati Uniti, però stanno sviluppando diverse tecnologie, sì, più che altro difensive. Sì. Io confermo questo. Sì, sì. Perché mentre al contrario comunque gli Stati Uniti hanno un approccio offensivo delle loro forze armate, a dimostrazione di ciò è l'estremizzazione dell'uso della marina e dell'aviazione, che è qualcosa di prettamente offensivo, al contrario la Cina quello che sta facendo è crearsi una sorta di protezione, cioè di distanza di sicurezza, in sì, modo da precludere la possibilità di essere attaccata da distanza, diciamo così. Sì. Ed è un qualcosa che in ultimo si dice che addirittura la Cina, e questo confermo le tue parole, cioè si sta riducendo il gap tecnologico nei confronti dell'esercito americano, perché comunque l'enorme numero delle forze armate americane sono abbastanza obsolete, perché hanno a seconda 20, 30, 40 anni di tecnologia. Sì. Mentre al contrario, gli investimenti che stanno facendo la Russia e la Cina indubbiamente sono più recenti. Sì. E di conseguenza, anche se il numero sono nettamente inferiore, si sta verificando probabilmente che la tecnologia, essendo più moderna, questi sistemi d'arma probabilmente risulteranno più efficienti. Ecco perché gli Stati Uniti si stanno rendendo conto anch'essi di non avere più quell'enorme vantaggio. No, non sono più, ma con la Russia addirittura il vantaggio è praticamente azzerato, perché la Russia ha prodotto qualcosa di superiore agli Stati Uniti, ma addirittura si parla anche adesso, per quanto riguarda lo spazio, la Russia ha prodotto una navicella nettamente superiore a quella degli americani, come conferma Aurora di oggi, un articolo interessantissimo, il tra l'altro. Di difesa. Sì, sì, no, ma, di difesa, esatto, no, ma la Russia infatti ha potenziato anche la sua flotta sottomarina, con dei missili sia nucleare sia convenzionale, ma tecnologicamente al massimo possibile, e in effetti c'è una lotta segreta nell'Artico fra Canada, Stati Uniti e Russia, e i russi chiaramente stanno imponendo in maniera determinante, con energia, nel difendere quelle che sono le loro prerogative, i loro interessi nazionali. E diciamo che gli americani sono stati chiusi sia all'Artico sia adesso anche nel Pacifico, nel senso che c'è l'avanzata cinese e il rafforzamento della Russia nel Pacifico, che ritorna un'altra volta preponderante come ai tempi dello zar. Quindi la Russia praticamente si sta riprendendo quello che era il suo ruolo geopolitico di una volta, e questo chiaramente avviene anche con metodi e mezzi nuovi, con tecnologie assolutamente nuove. Basta vedere, insomma, anche l'espansione russa di quello che è il suo mercato economico, anche per quanto riguarda le armi, insomma, ne è una chiara indicazione. Per esempio, la Turchia cosa ha fatto? Ha acquistato armi dai cinesi e anche dai russi. Guarda te, un paese della NATO che si rivolge a un paese che sarebbe nemico della NATO e va a acquistare armamenti. Cioè, questo è veramente è un paradosso, ma è così avvenuto.